Buonasera a tutti, io sono Manuel Frusco, sono consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, faccio parte della commissione seconda, commissione ambiente e territorio, come Cristina. Cristina Guarda, Leonicena, quindi conterranea. Sono stata candidata in una lista civica, una di quelle liste fatte di persone che non hanno fatto politica, non hanno mai avuto esperienza amministrativa, ma che potevano apportare la loro esperienza e le loro competenze. Ho deciso di far parte anch'io, nel momento in cui sono stata poi incaricata di questo ruolo, di far parte della commissione seconda, proprio per la questione della tutela dell'ambiente, anche se non è l'ambito dei miei studi e della mia esperienza professionale, ma mi sento chiaramente prima di tutto interrogata in quanto imprenditrice agricola, in quanto cittadina anche di quest'area fortemente colpita e drammaticamente insomma in sofferenza in questo momento. Sì, ecco, ci sono azioni che si potrebbero fare per fornire l'acqua pulita a queste zone, di riuscire a uscire da questa contaminazione, da queste sostanze. Vuoi rispondere? Certo, la questione però è molto complicata, cioè dipende, possiamo creare un'azione tampone, cioè prelevare l'acqua da un altro posto, portarla qui, immetterla negli acquedotti, ma poi in realtà il grande problema qual è? Quello degli abbeveramenti che si danno alle campagne, quindi quell'acqua lì non la potremmo sostituire prendendola da un'altra parte e traslocandola qui. Quindi tutto quello che si potrà fare in maniera tampone non è la soluzione al problema. La soluzione al problema deve essere un'altra. Deve essere un impegno concreto da parte delle istituzioni, comunque ci hanno detto prima, ci vogliono 100 anni per depurare, centinaia di anni ci vorranno per depurare il problema, no? La soluzione non c'è immediata. L'impegno però delle istituzioni deve essere pesante, importante, elevato. Deve essere innanzitutto del rispetto del principio di precauzione, è stato detto prima. Ma un altro grande rispetto qual è? Si deve far rispettare un altro principio, che è il principio di chi inquina paga. Ci sono degli altri esempi in altri stati, soprattutto per esempio il caso famoso degli Stati Uniti, in cui c'era una situazione analoga e il governo si è impegnato in maniera pesante per far pagare a chi ha inquinato, ha fatto pagare, indennizzando le persone colpite dalla problematica e confiscando anche i beni, per esempio. E la Regione Veneto purtroppo non ha questo coraggio, lo stiamo verificando in questi giorni, si stanno discutendo questioni che tutt'altro hanno a che fare con la salute dei cittadini. La Commissione Ambiente purtroppo dovrebbe avere questa attenzione, non lo sta facendo. Soluzioni sull'immediato non ci sono, si possono creare soluzioni tampone prelevando l'acqua da altri bacini, ma è difficile in questo momento. Ci tengo a precisare che la risposta a Luca, Luca Cecchi ci ha chiesto ai politici, voi, io e Cristina probabilmente non potremo adesso dare risposta, noi siamo entrati da 6 mesi, probabilmente siamo entrati anche per cercare di capire il problema. C'è qualcun altro che avrebbe dovuto essere qui in questa serata a spiegarvi, a darvi queste risposte? Che dire, la questione è che per queste problematiche, ma come per tante altre, la trasversalità e lavorare insieme, superando qualsiasi presa di posizione politica, di colore partitica, non è sicuramente, il lavorare insieme è sicuramente la soluzione. E questo lo stiamo dimostrando insieme anche in Consiglio, perché come minoranza noi ci stiamo esponendo e stiamo lavorando, stiamo dialogando con la maggioranza, stiamo proponendo e ponendo dei quesiti ben precisi. Dopo quello che avete ascoltato, che ha detto il consigliere Zanoni, che è mio, come dire, compagno di viaggio in questo percorso in consiglio, dopo quello che appunto avete ascoltato dal consigliere Brusco, posso soltanto aggiungere che ci sono molte strade percorribili che chiaramente potranno avere risultati nel breve periodo, come risultati chiaramente tampone, come diceva il consigliere Brusco, ma ci sono delle strade anche nel lungo periodo che sono scelte coraggiose. Tutte queste strade devono essere percorse.
Qualsiasi bel impegno, qualsiasi propositività deve essere percorsa qui, ora e adesso, nell'ambito delle istituzioni locali che devono fare da garanti, da prime sentinelle, nelle istituzioni regionali che devono prendere il coraggio di fare delle scelte drastiche, di spingere, perché è un problema quello dell'inquinamento che riguarda in questo caso soltanto il Veneto. Per cui è chiaro che la regione deve farsi primo promotore nei confronti della politica nazionale per far sì che questo problema ritorni e debba essere all'apice nel punto numero uno dell'ordine del giorno della Commissione Sanità. Questo è il punto. Per questo la regione deve dare delle soluzioni, deve dare delle risposte efficaci e deve sottolineare alla politica nazionale che adesso è il momento di terminare le analisi biologiche. Adesso è il momento di fare delle scelte coraggiose, di arrivare come in New Jersey ad avere addirittura una concentrazione di 40 nanogrammi limite di queste sostanze all'interno delle nostre acque. Poi si parla di terreni agricoli. Grazie. Si parla di terreni agricoli. Noi sicuramente possiamo fare la scelta di acquistare acqua e di non bere l'acqua dal rubinetto, che è una scelta che è costosa non soltanto dal punto di vista economico, ma anche da un punto di vista psicologico, perché noi siamo cresciuti con l'acqua del nostro rubinetto, delle nostre fonti. La questione dell'agricoltura è una questione gravissima. Questo, la domanda che bisogna fare all'assessore Pane, all'assessore dell'agricoltura, domanda che io porrò è: perché non si è alzata la sua voce a tutela del nostro prodotto locale? L'inquinamento può danneggiare fortemente anche quella che è la nostra vendita a chilometro zero. Se la popolazione si rende conto dei danni, potrebbe mettere in ginocchio l'intero nostro comparto di agricoltura. E io come agricoltore non lo posso permettere. Sì, ecco, a proposito di economia, di chilometro zero, ma anche di falde e di terreni inquinati. Comunque la bonifica avrà dei costi, ecco, secondo voi questi costi, questi soldi da chi dovrebbero arrivare? L'ho accennato prima. Allora, innanzitutto bisogna avere il coraggio di farlo, bisogna avere la forza di andare da chi sta inquinando, perché i nomi si conoscono, sostanzialmente anche l'ARPA ha detto è un'azienda, è quell'azienda che dagli anni 60 sta sversando queste sostanze, il PFAS, poi sono anche altre che ce l'ho qui a sole leggo, che sono idrocarburi, derivati del benzene, cianuri, non è solo il PFAS, sono sostanze che l'Istituto Superiore della Sanità riconosce come molto pericolose, cancerogeni, alcuni di questi riconducibili al generarsi di patologie tumorali. Ovviamente, ripeto, il coraggio deve essere quello di andare a prendere dalla giacchetta chi sta inquinando e far pagare a loro il problema che stanno causando a oltre 350.000 persone di tre province. Altrimenti sarà sempre il cittadino a pagare, colui che non c'entra nulla. Sarà sempre l'ente pubblico che dovrà ricorrere con un'ordinanza a chiudere i pozzi. Sarà sempre il sindaco del piccolo comune che dovrà sborsare i soldi per comprare dei depuratori, piccoli, grandi che siano. Sarà sempre il sindaco del piccolo comune che dovrà spendere soldi per portare l'acquedotto dove non c'è, perché altrimenti la gente non può bere l'acqua dei pozzi che con ordinanza il sindaco del piccolo comune dovrà chiudere. Ecco, questa è la questione. Però purtroppo io lo dico, stiamo assistendo da parte dell'istituzione regionale, in questo caso perché rappresento l'istituzione regionale, stiamo andando nella direzione completamente opposta, cioè non si interviene sul territorio con una politica forte di soluzione del problema, perché questo deve essere il problema, lo dico ancora una volta, questo è il problema che la Commissione Ambiente dovrà affrontare. Non c'è parte del Veneto dove l'acqua sia pura, sia bevibile. Non esiste, io ho la fortuna, tra virgolette, o sfortuna, tra virgolette ancora, di girare il Veneto e non trovo un posto dove l'acqua sia pulita. C'è il mercurio nel Trevigiano,
abbiamo altre sostanze inquinanti in altre zone, e dove l'acqua è buona la si usa per alimentare centraline idroelettriche, per fare energia, e si va a rovinare l'economia locale, l'economia locale che vive sull'acqua. Il Veneto è stato, è vissuto, è nato grazie all'acqua. Non solo la Regione Veneto non sta attuando una politica forte per risolvere il problema di breve periodo e di lungo periodo, ma non sta, sta facendo un'altra cosa molto grave, sta favorendo chi inquina, perché appunto non ha il coraggio di andare ad accusare e di andare a attribuire la responsabilità a chi sta inquinando. Il nome lo si conosce, si conosce cosa sta provocando. Io di recente ho fatto un accesso agli atti che ci ha dimostrato che anche non solo nei pozzi, quindi in falda, ma anche negli acquedotti, cioè dei campioni sui vegetali che hanno bevuto acqua di acquedotto, ci sono sostanze inquinanti. E quindi cos'è che sta facendo? Sta favorendo chi inquina. Quindi ecco, la risposta è sicuramente con questo obiettivo dovremo pagare noi tutti i cittadini, che ripeto, già paghiamo, già pagate, paghiamo le tasse ai consorzi di bonifica, chi ci dovrebbe garantire l'acqua pura. Sì, ma pregherei di intanto calmare i toni, poi siccome nel programma le domande e le risposte le facciamo alla fine della serata, grazie. Grazie. Il problema è appunto questo, noi non abbiamo i dati, non abbiamo per esempio l'accesso, non abbiamo neanche accesso a quei dati sul stato di, come dire, riordino dell'inquinamento di Lamipeni, si può dire, no, il nome? Benissimo, allora io lo dico, visto che l'abbiamo un po' nascosto, non abbiamo, non sappiamo a che punto è, la regione ha chiesto a Lamipeni di mettersi in ordine, non sappiamo in che stato dei lavori sia, e questo è drammatico. Nemmeno noi, persino il consigliere Zanoni, che è stato il primo ad avere in mano i risultati delle analisi sui prodotti agroalimentari, persino lui se li è dovuti far passare a mano perché l'accesso agli atti non era facile, non era un percorso, come dire, che si poteva fare alla luce del sole. Quindi le vostre preoccupazioni sicuramente poi riusciremo con delle spiegazioni molto più tecniche a dare forse qualche dato in più, sicuramente insegnerete anche molto a me e al consigliere Brusco. Deve pagare sicuramente Lamipeni, deve essere il primo soggetto che viene interpellato per rispondere a quello che è un nostro problema, ma è principalmente è suo il problema e non siamo noi responsabili. Questa è la risposta alla domanda sua. Io vi ringrazio, se volete rimanere qui, o perché adesso vorremmo fare una relazione, due relazioni anzi, giusto per entrare ancora di più nel vivo del discorso.